Siamo qua nel salotto di stile artigiano, seduti sulle sedie chiavarine, con Cristina Lodi, capogruppo del PD in Consiglio Comunale di Genova e storica amica dell'artigianato e di Confartigianato Liguria e di Luca Costi e di questi marchi che abbiamo vicini, stile artigiano e artigiani in Liguria. Fra l'altro io proprio, siccome ho un minimo di memoria storica, anche nei multiformi look di Cristina, anche di partecipazione a sfilate, se non sbaglio ne ricordo una in occasione di una bella iniziativa che fu la presentazione anche delle parrucche artigianali per malati oncologiche proprio qua dietro alla borsa, dove per la prima volta per chi non era assuefatto a tale bellezza, scoprimmo le gambe di Cristina. Sì, devo dire che stile artigiano è una grande occasione e mi sono sempre fidata di Luca Costi, non è stato proprio utile fidarsi sempre, quindi ora fu una importante manifestazione, fu la prima a cui partecipai come consigliera comunale in maniera diretta e mi feci fare un vestito perché l'iniziativa era che alcune rappresentanti della politica si facevano fare l'abbigliamento da studentesse, diciamo, della sartoria della duchessa, e poi questo vestito doveva essere indossato, ahimè, in una vera sfilata che peraltro io non sapevo sarebbe stata davvero una vera sfilata, e devo dire che le ragazze furono molto carine. Ricordo ancora con tanto affetto la Luisa, che purtroppo è mancata da poco, che aveva il negozio in via 25 aprile, un grande negozio di sartoria, una bella avventura, solo che le studentesse appunto tendevano a fare le cose un po' corte perché le studentesse sono giovani e quindi fecero questo vestito che era, come dire, un po' particolare, molto carino, però fu il mio primo debutto e unico e ultimo nella moda, perché preferisco parlare che sfilare, ecco, diciamo. Però, così. Appunto, diciamo che il tuo record assoluto di preferenze per i consiglieri comunali è nato lì. Beh, ora non lo so, spero che dipenda anche da altro. So. Però finì nel famoso calendario di stile artigiano, che trovo molto, molto carino. Poi, ovviamente, feci anche delle altre esperienze come orafa. Da lì, quello che stiamo chiedendo un po' tutti. I lavori in cui sei stata coinvolta in stile artigiano? Ma allora, orafa, ho fatto l'orafa, poi ho fatto anche la carrozziera l'anno scorso, poi ho fatto la gelataia e quest'anno ho fatto l'operatrice di mosaico e la pasticcera, quindi diciamo che le ho un po' provate tutte. Devo dire che la cosa che provo, e il provare è una cosa molto importante, perché si coglie la difficoltà estrema di questi lavori, che a volte sembrano anche lavori semplici, ma che richiedono invece una grande preparazione, una grande competenza che io credo l'artigianato esprima sempre, ma che forse noi acquirenti soprattutto non ci rendiamo conto di che lavoro ci sia poi alle spalle. E ce n'è uno che invece rimproveri a Costi di non averti mai fatto fare? Cioè, dopo aver visto i colleghi all'opera su varie cose, una cosa che sogneresti di fare? Ma una cosa che non ho fatto è la ceramica, per esempio, quindi ora appena se mi sente Costi la prossima volta mi farà fare subito Esatto. Però vado alla ceramica e ho fatto anche le camicie, ecco, mi ero dimenticata questa, quindi è una lunga storia, tanti anni, insomma. Diciamo che fra tutti coloro che abbiamo sentito finora sei il master. Bene. Venendo alla traduzione di tutto ciò che abbiamo raccontato, che è un modo di giocare, ma anche di giocare in modo razionale e molto utile. La cosa bella probabilmente emersa, la più bella emersa da questa giornata, come nelle scorse edizioni di stile artigiano, è che non c'è colore politico, cioè che il sostegno a questo mondo, sia pure magari a volte declinato in modi diversi, è però assolutamente non solo bipartisan ma anche multipartisan, perché ormai tutto sommato sono tutti d'accordo sull'importanza della realtà artigiana e della necessità di un sostegno.
Sì, io credo che questo tema, come altri sulla produzione e sulla particolarità di alcune produzioni, è bipartisan assolutamente. Diventa però poi complicato capire, ed è perché è un mondo molto complicato, capire come aiutarlo. E credo che Confartigianato sia l'espressione di una collaborazione importante, perché io ho imparato molto collaborando con Confartigianato, perché io non sopporto i politici imparati su tutto, cioè il politico factotum che sa tutto credo non esista. Può esistere una curiosità e la necessità di un impegno, e devo dire che Confartigianato in questi anni, con molta attenzione, anche perché c'è tutta un'operazione attenta anche alle analisi legislativa, ai sì, suggerimenti, pensiamo che poi... anche al rating esatto, con le faccine esatto, che... Esatto, per la produzione per esempio di atti in consiglio, credo che sia importante, ma soprattutto non c'è solo un tornaconto, ma c'è soprattutto il voler istruirci per poter far bene le cose, perché ripeto, è un settore molto particolare. Per aiutarlo rispetto alla tassazione, rispetto a misure specifiche, rispetto anche a temi nazionali, ecco, su questo ci vuole grande competenza, a volte non la si ha, ma credo che un'associazione che funzioni davvero di categoria ha proprio il compito di dare la linea giusta e i suggerimenti a tutela davvero di chi rappresenta. Certo, l'ultimissima cosa, essendo tu da sempre molto attenta anche alle delegazioni, penso in particolare a tutto il lavoro fatto grosso sulla Valpolcevera prima e dopo il ponte, di fatto dicevamo prima con qualcuno dei tuoi colleghi, è anche il tessuto sociale di Genova l'artigianato, perché proprio il fatto di essere una città multicentrica, policentrica e non monocentrica ha spalmato attività un po' ovunque. Sì, e soprattutto secondo me si conoscono poco, quindi una cosa che avevo rilanciato un po' anche a Costi era quello di in una delle edizioni poter fare magari le visite delle botteghe o comunque di visitare le realtà degli altri municipi, diciamo non solo nel centro, ma soprattutto provare a fare una mappatura. Mi piacerebbe così collaborare all'idea, e chissà che non lo propongo in aula, il fatto di poter insieme all'associazione di categoria costruire una mappatura, perché questo tipo di artigianato è molto legato anche al turismo, cioè il connubio turismo e artigianato, quando un turista viene da città che non hanno la forza che ha Genova, potrebbe essere interessato non solo all'acquisto ma anche alla conoscenza di lavorazione, e credo che questo possa essere una strada. Ho trovato tanti giovani e mi ha stupito, perché io me lo immaginavo come un lavoro fatto da un po' gli anziani che fanno fatica a passare il testimone, invece ho trovato molti giovani. Questa è una speranza per Genova. Benissimo, quindi diciamo che così come i Rolli sono usciti per esempio da Sola Via Garibaldi per arrivare anche a San Pier d'Arena o a Cornigliano, la stessa cosa... Lanciamo sì l'artigiano on the road. Esatto, faremo arrivare a Luca Costi... Questa proposta, esatto. Va bene, va bene. Grazie, okay. grazie a Cristina grazie a voi, Lodi grazie e a presto. Voi, grazie.